fondamentali, abbiamo detto, sono la base della tecnica di tiro e degli e sono gli obiettivi della moderna tecnica. Vediamo un po' questi fondamentali. Allora, di fondamentali se ne è parlato, no? Equilibrio statico, equilibrio dinamico, allineamenti, tutte belle parole, tante parole, 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 poi alla fine vogliamo arrivare al dubbio. Allora, i fondamentali sono la ricerca e l'organizzazione di una sequenza di tiro, dedicata. Quindi ci sono all'interno delle cose imprescindibili, però è l'organizzazione della nostra sequenza di tiro. Questo è il fondamentale. Vediamoli velocemente. E diciamo che è poco la standardizzazione, no, che abbiamo dato alla tecnica. Quindi il posizionamento, l'incocco e lo string, il contatto con l'attrezzo, la pretrazione, gli allineamenti, la trazione, l'ancoraggio e i trasferimenti, i controlli, la mira, il mantenimento e l'espansione, il rilascio, il follow through e il rilassamento psicofisico. Tutte attività importanti che voi conoscete alla perfezione. Il problema è poi farle fare adeguatamente ai vostri arcieri, e anche nella crudo ovviamente ci sono queste cose qua. Ok? Posizionamento. Allora, vediamo un po' per l'accoluto il posizionamento, visto e considerato che il posizionamento dell'accoluto è più adatto, è visto più come tiro di campagna, tiro 3D, no? Quindi nei boschi dove non abbiamo sempre la possibilità di avere i piedi piano. Quindi valgono comunque le altre regole delle altre divisioni, con tutte le limitazioni del che ha il tiro di campagna, dove bisogna privilegiare sempre una posizione comoda. Ma lo vedremo poi quando parleremo del tiro di campagna 3. Quindi le stesse regole valgono, quindi una posizione comoda, trovatela voi, non c'è una posizione, non è che la posizione è chiusa, non è che se io il piede dietro, Satana, messo il piede più dietro, più avanti, non esiste, non c'è un modello su questo. Vi dovete trovare comodi voi, perché nessuno è fatto uguale all'altro. Quindi non c'è una posizione migliore di un altro, non fossilizzatevi mai su quello che vedete fare a un campione o quello che vedete fare su un libro o quello che no, dovete entrare nella testa del vostro allievo e cercare di capire qual è la sua posizione più comoda. Anche se la posizione, questa è la posizione, diciamo, più che a quanto pare dal vantaggio biomeccanico, ma io non ci ho mai fatto conto come mi trovo, cioè, in prima persona. Allora, non sarò il campione di tutti i campioni, il campione di campioni di tutti nel mondo, però di gare di campagna ne ho fatte tante e non ho mai utilizzato una posizione uguale per tutte, non ho mai fatto attenzione dove, come mettevo. Già non lo faccio nell'indoor, figuriamoci, non lo faccio pochissimo nell'indoor, ma soprattutto nella campagna io devo avere la sensazione di essere posizionato in maniera comoda, corretta, che mi permetta di fare un'azione il più possibile identica tutte le volte che devo la freccia. Questa, diciamo, è la ricerca del posizionamento. Passiamo dietro, anche qua lo dico subito. Allora, questo forse è un approfondimento, e io vedo continuamente in giro per i campi scarponi da ghiacciare. Ma dove l'avete trovato voi che il tiro di campagna si fa con gli scarponi da andare sull'Everest? Io vorrei sapere chi ha detto che ci vogliono gli scarponi alti per andare, per fare il tiro di campagna. Per fare il tiro di campagna bisogna stare comodo e la caviglia deve essere snodabile, non deve essere bloccata.
ok, non esiste che io abbia un paio di scarponi che mi blocca le caviglie. Anzi, da arciere preferirei che tutti ce l'avessero, perché fanno meno punti, sono bloccati. La caviglia si deve snodare, la caviglia deve essere snodabile. Possiamo utilizzare scarponcini alti, ma non devono bloccare la caviglia. È una stupidaggine, ok? Se può andare bene a una progressione su neve o su ghiaccio, se può andare bene a una progressione su pietraia, se può andare bene per fare trekking, non va bene per tirare con l'arco. Poi fate ovviamente come vi pare, però non va bene. Io ho trovato, anch'io ho fatto questo errore, ammetto, anch'io ho cominciato con quello che vedevo in giro e ho pensato che con gli scarponi da montagna, visto che ce l'avevo, potevo andare meglio. No, io vado 100.000 volte meglio, se il tempo è bello, con normalissime scarpe da ginnastica. Ma questo su te? No, oltre ad essere una cosa personale, lo consiglio assolutamente. Prima di tutto, vedremo quando parleremo di tiro di campagna e 3D, che le posture, la postura è molto più importante se io ho la sensibilità del mio equilibrio. E non ce l'ho se ho degli scarponi che mi bloccano la caviglia. È impossibile. Perché devo posizionarmi solamente in una determinata maniera. Aspetta che ci parla il super track. Adesso con tutte le scarponcini italiani, sono le scarpe d'avvicinamento. Scusa, non ho sentito. Ma sono anche le scarponcini italiani che abbiamo scarpe d'avvicinamento. Ah, certo, certo. Perché ti voglio vedere scavare con quelle scarpe. Ecco, forse, l'unica cosa che può servire ad avere quelli scarponi pesanti è quando dobbiamo scavare, e cioè preparare la piazzola in modo tale che avere i piedi in piano. Normalmente si vede così, no? Si vede scavare per avere i piedi in piano. Allora, io sono dell'idea, e questa è un'idea che mi sono formato io, che, e visto e considerato che le gare non sono più quelle che faceva Claudio una volta, dove bisognava scavare, sempre di meno si deve scavare, è molto più importante avere mobilità articolare e quindi sensazione di equilibrio che non avere un paio di scarponi pesanti che ti bloccano e che ti consentono di scavare. Quindi io mi sento di darvi questo consiglio: siate leggeri, aumentate la vostra percezione di equilibrio, vi garantisce un risultato migliore. Non è solo la mia idea, mi sono confrontato con campioni del mondo, l'unico campione di tutti i campioni del mondo che usa gli scarponacci da ghiacciaio è Pietro, e se guarda, lui fa così, però io vi assicuro che in Val d'Isère, dove si doveva scavare e dove le pendenze erano estreme, campionato mondiale del 2012, il primo e il secondo hanno gareggiato con scarpe da tennis. Ragione per cui non è stato così clamoroso non utilizzare scarpe da ghiacciaio. Detto questo, ognuno poi, ripeto, come ho sempre detto, deve provare quello che si sente di più, quello che gli piace di più. Quindi, se si sente meglio con gli scarponi da andare sull'Everest, è bene. Ci sono tutte le vie di mezzo. Ecco. Però vi assicuro che è meglio avere mobilità sulle caviglie che non avere. Ci sono scarponi che vanno benissimo, sono i Gore-Tex, sono abbastanza rigidi, ti permettono di scavare, ma non ti bloccano le caviglie come scarponi d'alta montagna.
Ok? Qualcosa da dire contro? Sì, sì, già passavo a Pintu prima, ecco perché ha vinto tua nonna. Ah, in quel deserto, ha vinto perché prima passava a Pintu. Perché c'era la piazzola. Tac! Allora, in cocche string, anche qua, fermatevi se c'è qualcosa da approfondire, sono banalità. No, sull'incock e sullo string c'è qualche problema? Io cose da dirvi di nuovo non ci sono, perché come fare lo string con precisione deve essere il pane di ogni accomodista, no? Non dovrebbe essere bisogno. Anche su come mettere la mano sull'arco, beh, vale sempre la stessa regola. E qua magari qualche approfondimento ce lo mettiamo. Ovviamente sull'eminenza anche per quanto riguarda il lombo vale la stessa regola. Anche qua vedo tante cose su come metterla a parte. Allora, vedo sempre di più molta gente che impugna così. Ve ne siete accorti? È vero? A parte che non potete guardare il gomito e quindi va già bene, perché se voi avete il gomito in questo modo è facile non mantenere la linea. Ma vedo molti gente che utilizza questa impugnatura. Non so se l'avete visto anche voi. Allora, perché? In effetti questo cosa permette? Beh, c'è un perché. È che tutti i libri del mondo dicono che bisogna utilizzare, anzi lo dite anche voi, il corso di neofito, è vero, le nocche devono stare a 45 gradi, la mano deve stringere l'arco come un grappolo d'uva, quindi non lo deve stringere, deve essere come un grappolo d'uva, il manuale della fila fa questo, deve essere in questo modo qua. Allora spiegatemi come mai vedo tantissimi impugnare l'arco così. Io lo so. Perché? Perché l'istruttore non gliela dà. No, non è vero. Allora, prima di tutto è deleterio così. È deleterio per un motivo molto semplice. Qual è il punto di spinta? Qual è il punto pivot? E chi lo sa? E chi lo sa fare? Dipende, oltretutto facendo lo string, cavolo se cambia il punto pivot. Cambiando il punto pivot per cambiare lo string, come cambiare l'ancoraggio, la freccia che sale là, tanto per cominciare. Ma qualora anche io riesca a tenere sempre la stessa posizione, sempre il punto di spinta, nonostante l'area di spinta sia notevolmente più elevata che nel modo classico, ho comunque dei grossi problemi, anche di torsione. Ma perché avviene questo? Perché? Porca miseria, quando tiro così faccio più punti e mi sento più comodo. Normalmente si sente dire questa frase. Se io mi metto in questa posizione, mi muovo, al rilascio mi muovo. E cavolo, perché la ricerca dell'allineamento non è stata fatta in modo adeguato. L'equilibrio delle forze di spinta e trazione che devono stare sul piano verticale non sono state adeguatamente o insegnate o eseguite nel modo adeguato. In questo modo qua cosa ottengo io? Ottengo che disasso completamente i due piani, o due piani paralleli. Ecco perché mi sento meglio perché questa muscolatura mi permette di mantenere l'arco, anche se non in modo fermo, senza effettuare alcun trasferimento sui muscoli dorsali della parte posteriore, e quindi mi sento molto bene. Peccato che non sono preciso, o sono poco preciso. Unico al mondo che ha pure vinto un board game e tira così, non so se l'avete visto nei filmati, è David Garcia.
spagnolo, che però è l'unico, pazienza, sarà. È logico che attivare il tiro in questo modo qua è più difficile. È più difficile effettuare l'allenamento con l'argomento. Perché è più difficile? Perché abbiamo a che fare, i nostri allievi, a meno che non siano ventenni, diciottenni, dove sono facilmente il loro fisico, la loro muscolatura è facilmente manipolabile. Se abbiamo a che fare con quarantenni, ultra quarantenni, è molto più difficile da farlo percepire e farlo capire. È un po' questo il grosso dilemma che capita, però se ci riesco io, scusate se ripeto sempre, perché sono l'antitesi di quello che può essere atletica, no? Quindi se forse sono mai riuscito io, ebbene chiunque può riuscire a fare quei piccoli passi che abbiamo visto prima per poter raggiungere, essere il più possibile perfettibile. Fermatevi, ma lo vediamo ancora, fermatevi. Mano della corda. Allora, questa è una mia foto di 4 anni fa. Allora, come avevo risolto io il problema? Allora, intanto, per chi non lo sapesse, no, è per mantenere, è per innescare il processo di evoluzione. Io ho cominciato a tirare con lui nel 1999. Non esisteva scuola. Non esisteva. Quindi nessuno mi ha mai detto com'è possibile. L'unico che mi ha detto come tirare con l'arco nudo è stato Marino Vernia, perché tiravo con l'arco olimpico, e mi ha detto: ah, prova a tirare con l'arco nudo, metti il dito indice all'angolo della bocca, tira pure come vuoi. Ho provato, senza capire niente, quest'arco che senza stabilizzazione andava da tutte le parti, e quindi ho costruito un tiro sul niente, senza nessuna base, senza nessun tipo di riscontro di nessun genere. E questo dal 99 al 2005. Dal 99, inizio 2005. Quando io e Seimandi abbiamo cominciato a allenarci insieme, abbiamo cominciato a scambiarci informazioni. Come avevo risolto io il problema? Avevo risolto il problema modificando la patelletta in modo tale che la piastra di ancoraggio della patelletta mi sfiorasse il labbro. Vedete che questo è il mio ancoraggio completo. Cioè, non è un preancoraggio, manca pochissimo millimetro a rilasciare la freccia. Vedete, la piastra di ancoraggio mi arrivava alla bocca e mi dava, diciamo, una presensazione di rilascio. Da quel momento in poi io non facevo altro, come si fa a uscire dal clicker, ad incrementare, quindi fare trasferimento, mantenimento, innesco dei muscoli dorsali. E appena la corda mi sfiorava il naso, rilasciavo. Tutto in circa un secondo. In modo tale che la dinamicità dell'utilizzo dei miei muscoli mi permettesse comunque di avere un allineamento. Perché l'allineamento, vi assicuro, non esisteva. Nonostante la mia mano era messa nel modo adeguato, non c'era un equilibrio di forze, non esisteva, ve lo assicuro, adesso posso dirlo, non avevo nessunissimo equilibrio di forze, di spinta e trazione sul piano verticale, non esisteva proprio. Come è stato possibile allora che fare tutti quei punti? Perché in allenamento facevo 290 punti.
addirittura gli arcieri delle Alpi mi facevano tirare l'olimpico per qualificare la squadra master, o mi sono qualificato in campionati indoor tirando al comodo come olimpico, quindi penso che nessuno al mondo, in Italia di sicuro no. Ho fatto due volte 567 punti indoor con l'arco nudo e mi sono qualificato agli indoor con l'olimpico. Com'è possibile questo? E questo grazie alla dinamicità dell'utilizzo muscolare. Quindi se l'utilizzo muscolare dinamicamente e senza interruzioni, anche fuori asse, può avere una sua destrezza, una sua forte destrezza, una sua metodica e può effettivamente essere di una precisione assoluta. E questo lo vediamo nell'OPO e lo vediamo nell'arco istintivo, dove non c'è una soluzione di continuità, non c'è una pretrazione, non c'è un setup, non c'è, sono tutti quei controlli che noi abbiamo messo nei nostri fondamentali. Quindi non spaventatevi se vedete fare dei tiri così, sono comunque precisi perché hanno una loro ragione di esistere, se la dinamicità e la destrezza sono tanto affinate da ottenere dei buoni risultati. E a me sono venuti. Per caso ho ottenuto questi risultati. Peccato che, quando, per condizionamenti, per mille fattori, non hanno più funzionato, dove potevo andare a parare? Cioè, su cosa non funzionava più? Per evoluzione tecnica, per evoluzione mentale, perché cercavo del meglio, perché già. Se io in quel momento lì avessi cercato, perché poi aumentano le tue conoscenze, aumentano le tue percezioni, quindi ricerchi un allineamento migliore, ricerchi di migliorare il tuo tiro. Migliorare, come era possibile? Migliorare il tuo tiro, ecco che cade tutto quel castello di carte che ti avevi creato. Ed è caduto. Il castello di carte è caduto. Non era più possibile effettuare le stesse cose di prima. Cambia il corpo, mi invecchia, non ha più le stesse sensazioni. E quindi, non avendo costruito una base bella solida, perché il fondamentale nello sport cos'è? Una base solida dove possiamo costruire la nostra piramide. Quindi la piramide sarà tanto più alta e stabile quanto la base larga. Io avevo una base bassissima, costruita per caso, e quindi la mia piramide, anche se altissima, era facilmente crollata. Quindi ho dovuto rimettere in gioco tutto quanto, praticamente. Rimettere in essere, ripartire allargando la base di fondamento. Questo, se avete qualche domanda su questo, ma lo vediamo. Ecco, vediamo diversi modi di approcciare. Il modo più classico, questo è Mattias Larsson, che tira con due, uno svedese, tira con due dita. Il nostro Giuseppe, sempre il metodo classico, il metodo classico dell'ancoraggio. Anche su questo ne parliamo un attimo. Vediamo qua invece con il lombo, la stessa cosa, identica. Anche per quanto riguarda l'ancoraggio, lo vediamo anche un pochino più avanti. Allora, io vi assicuro, anche è finita? Avvertimi se vi assicuro, e grazie al fatto che questo non è un corso ma un approfondimento, vi assicuro che il più delle volte non è necessario avere più punti di contatto per quanto riguarda l'ancoraggio. È sufficiente avere un unico punto, ce l'abbiamo perché lo sentiamo. Quindi è un falso problema il fatto di avere un sicuro ancoraggio. Io devo sicuro sentire l'angolo della bocca, io devo sicuro sentire due... No. Vi assicuro che siamo in grado di rendere ripetitivo un ancoraggio comodo.
un ancoraggio come questo e un ancoraggio pollice sul tormento, sufficientemente basso per permettermi sotto conca con 35 libri di arrivare a 50 metri. E questo è il modo in cui tiro. Ovviamente poi vediamo con tutte le sue implicazioni per gli allineamenti. Ok, questo è il modo in cui io tiro da circa 2 anni. Ok? No, questo diciamo che non è questione di copiare. È troppo comodo, ovviamente. È una cosa semplice, facilmente ripetibile e non dipende da grandi modelli. E funziona, ti assicuro. Dopo un po' funziona. Pretrazione. Sulla pretrazione cosa succede? Beh, intanto tirare il gomito se è possibile, anche lì ruotare il gomito, per carità, ruotare il gomito non è così semplice, cioè, sui ragazzini, sui ventenni potrei fare, ma a me mi fa poi male la spalla se ruoto il gomito. No, a Matteo non succede, che è un grande atleta, ma a moi. Quindi cerco di avere dei compromessi, d'altronde non dobbiamo, al mio modesto parere è meglio non insistere troppo su delle metodologie che potrebbero anche essere deleterie, visto e considerato gli interlocutori, bisogna sempre valutare con chi abbiamo a che fare. Allora, per quanto riguarda l'allineamento, anche poi fondamentale interessante, molti mi hanno chiesto perché ruoto la testa. Allora, è una cosa che prima non facevo, perché mi sono accorto che per me molto difficile, ricordatevi comunque è molto difficile essere dottori di se stessi, se nessuno ti dice niente, capire, penso che è molto difficile, quindi già sono in una condizione non ottimale, però ho scoperto che se io andavo in ancoraggio in modo classico, che è questo, no? Posizionamento, preparazione, alto sull'arco senza alzare la spalla, ok? Ancoraggio, allineamento, mantenimento, trasferimento, espansione, rilascio. Cosa mi succedeva? Mi succedeva che molto spesso sbandieravo e la mano si allargava. Questo cosa voleva dire? Voleva dire che non mi ero allineato. Mi sembrava di essere allineato, ma non ero allineato, cioè la spinta, la trazione, cavoli, non erano contrapposti sul piano verticale. Che è una legge fisica, no? C'è poco da fare, è la legge fisica basilare del tiro con l'arco. Se è vero come è vero che la spalla dell'arco va nell'arco lungo, va spostati davanti, la spalla dell'arco va estroflessi davanti, farlo in pretrazione o quando si tira sull'arco per me era diventato un problema. Allora cosa faccio? Vado su in questo modo e sposto in modo geometrico la spalla e sposto la spalla dell'arco in avanti, in modo da mantenerla in avanti, in questo modo. Cosa mi viene bene di fare? Se io lo faccio così potrei anche farlo, ma se lo faccio così